Ciao ragazzi, siamo qui al Mobile World Congress di Barcellona e abbiamo avuto il modo di provare per un po' di tempo questo Nokia 8 Sirocco. Devo dire che appena lo si prende in mano si ha la sensazione di avere un dispositivo premium in mano. Il vetro posteriore e anteriore è davvero fantastico. Tra l'altro ha i bordi arrotondati sia superiormente che nella parte inferiore, quindi al tatto sembra ancora più sottile di quello che è, perché proprio all'impugnatura sembra molto sottile. La doppia fotocamera posteriore sporge leggermente, però non è un problema, si vede, sporge un pochettino, però niente di che. Qui si trova il sensore di lettore di impronte digitali, però è appena visibile perché è proprio incastonato nella cover posteriore. Fa bella presenza anche il LED e ragazzi, è la prima volta che dico da quando Nokia è tornata, che aveva venduto la divisione mobile a Microsoft, l'ho sempre pensato, Nokia tornerà, Nokia è tornata ragazzi. Questo Nokia 8 Sirocco è davvero bellissimo, è pari di top di gamma di Samsung ed Apple, è bello, compatto, il display da 5,5 pollici, una risoluzione 4K e certificato IP68, quindi ha tutte le carte in regola per giocarsi con i top di gamma. A livello hardware troviamo una CPU Snapdragon 835 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore, il doppio sensore, ha uno da 12 megapixel e l'altro da 13 megapixel con apertura f1.75, mentre l'unica nota forse un po' stonata è la fotocamera anteriore che è da soli 5 megapixel, però dobbiamo vedere come si comporta appunto. Proprio l'ottica posteriore è stata molto studiata da Nokia perché ha un'ottica Carl Zeiss in collaborazione con Carl Zeiss a 5 lenti, quindi sicuramente gli scatti non saranno veramente da meno ai top di gamma attualmente in commercio. Android 8 Oreo ed è marchiato Android One, quindi cosa vuol dire? Aggiornamenti veloci, zero personalizzazioni e avere sempre l'ultima versione di Android disponibile sul mercato. Sarà disponibile da aprile. Ah, un'ultima cosa, la batteria da 3260 mAh assicurerà 24 ore di autonomia, però ha anche la ricarica wireless integrata. In più, da distinguere il sistema audio con 3 microfoni in modo da ottenere sempre un suono pulito e limpido in qualsiasi situazione. Sarà disponibile da aprile a un prezzo di 749 euro. Sicuramente lo proverò nelle prossime settimane, questo perché mi è interessato veramente tantissimo, quindi continuate a seguirci sul nostro blog per trovare la recensione completa tra qualche settimana. Ciao!